Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo di nuovo presenti con un panel oggi istituzionale. Io sono Enzo Mazza, CEO di FIMI, e oggi parleremo di tax credit nelle industrie culturali, in particolare nell'industria musicale e discografica. Sono presenti con me qui al panel il presidente della PMI, produttori musicali indipendenti, Mario Limongelli, e i senatori Lucia Borgonzoni della Lega e Roberto Rampi del Partito Democratico, che hanno seguito in più occasioni e anzi stanno seguendo proprio il settore musicale. Io prima di partire anzi, salutiamo intanto anche il presidente dell'AFI Cerruti, Sergio Cerruti, che oggi non è potuto essere presente con noi, è a casa ammalato, e gli facciamo un grande in bocca al lupo e un saluto. Questi sono giorni sempre difficili, quindi non si riesce mai a programmare qualcosa, purtroppo, e ci si può trovare in queste situazioni, quindi lo salutiamo, spero ci abbia tempo di seguirci e ovviamente raccoglieremo anche le posizioni dell'AFI in questo dibattito. Io volevo solo introdurre brevemente una slide che stamattina è stata presentata da Oxford Economics durante un panel di apertura che si è svolto insieme con IFPI, con la Federazione Internazionale, perché ci racconta un po' le dinamiche economiche di questo settore. E che sostanzialmente in Europa vale 81,9, quindi quasi 82 miliardi di euro di contributo al PIL nel 2018. La cosa più interessante, che forse vale la pena di sottolineare perché spesso si dimentica quanto questo significhi in termini economici, questo settore è il valore del settore musicale più ampio di 9 dei 27 paesi del PIL, di 9 dei 27 paesi dell'Europa. E a questo punto è addirittura più importante di alcuni settori, tipo quello del vino, a livello comunitario. Questo per introdurre il tema di oggi, che è poi appunto il tema dell'industria, il tema di quanto questo settore, che è un po' a cavallo tra la cultura e la produzione industriale, possa godere di interventi fiscali, di interventi pubblici, in modo da affrontare nei prossimi mesi anche quello che sarà la ripresa. E quindi oggi ci concentreremo principalmente su una delle opzioni che sono state date al settore nel corso degli anni. Parliamo del decreto che nel 2013 introdusse proprio il tax credit simile a quello già in vigore per il settore cinematografico e che nel tempo ha avuto la sua evoluzione, proprio di recente addirittura è stato esteso a tutte le opere, quindi superando, proprio grazie agli interventi che sono stati fatti dai parlamentari che sono qui presenti, che poi ci racconteranno anche quanto sia spesso difficile far percepire il valore di questo settore all'interno dei vari programmi e progetti parlamentari. E più di recente anche l'apertura che ha dato proprio la Commissione europea, superando la regola del de minimis, estendendola fino a interventi che possono arrivare a 800 mila euro nel triennio. Su questo tema vorremmo un po' confrontarci, perché ci sono sicuramente le prospettive, che sono quelle appunto della post-pandemia, cioè il continuo investimento che queste aziende fanno, grandi e piccole. Mario poi ci racconterà anche quanto sono importanti le etichette indipendenti in questa fase, soprattutto di tenuta di un sistema dove la musica live purtroppo sta soffrendo e sono fermi i concerti, e la musica registrata ha davanti delle opportunità, e soprattutto grazie allo streaming, grazie a nuove tecnologie, in questo momento è riuscita a contenere la situazione e sta continuando a investire sugli artisti emergenti. Io credo a questo punto forse di dare magari subito la parola magari a Lucia,
per fare un po' un paragone, se possibile, cioè, tu ci hai raccontato tante volte quanto questo tema del cinema e il tema degli altri settori sia stato non sempre facile da far percepire. Tu sei stato anche sottosegretario, certo. hai seguito proprio il mondo del cinema, quindi magari questo aspetto ti è più familiare rispetto a noi che vediamo solo il mondo musicale. Ma sì, vi ringrazio ovviamente per l'invito, per poter oggi parlare di una cosa che spesso in commissione, soprattutto con il senatore Rampi, discutiamo, ne parliamo e onestamente, come tu hai detto, per quanto riguarda il mondo in generale della cultura, si fa fatica a farlo percepire come un mondo dell'industria anche. Perché spesso quando si parla di cultura, da una parte magari una serie di persone che pensano solo al grande cantante, il grande musicista, nel caso quando ero sottosegretario e seguivo il cinema, il grande attore, il grande regista, e non si ha la percezione invece di tutto il mondo che lavora attorno comunque alla musica. Ma io questo l'ho visto poi anche con i diritti d'autore, spesso si pensa che il diritto di autore vada a Vasco Rossi, ti dicono perché Vasco Rossi ora è un momento di crisi, non può rinunciare al diritto d'autore, senza pensare alle migliaia di piccoli autori che in un anno fanno fatica magari a prendere con il diritto 10.000 euro, molti ne prendono, molti meno. E io credo che questo sia quello da cui dobbiamo partire ancora prima di parlare del tax credit e di tutti i provvedimenti che possono essere messi in campo. Qualcuno, giustamente, come hai detto, l'abbiamo messo in campo, ci stiamo lavorando, abbiamo presentato una serie di emendamenti anche a ristori e così faremo per la legge che non passerà prima da noi ma alla Camera riguardo il bilancio. Però prima di tutto per me va reimpostato il ministero, l'ottica con cui il ministero guarda la cultura, che non può essere solo di tutela, perché noi abbiamo un ministero ovviamente che è stato creato in un'epoca diversa, in cui c'erano dinamiche diverse, in cui c'era un'economia diversa, quando si parlava di cultura si parlava di qualcos'altro, per cui è tutto impostato sulla tutela e non sull'industria creativa e quello che porta nel nostro paese. Perché prima giustamente hai dato dei dati, io mi ero segnata anche quelli di Italia Creativa che sono della fine del 2019, che parlano di 5 miliardi e un'occupazione di 169.000 persone, per cui parliamo di numeri molto importanti per l'economia di un paese. In più ricordiamoci che cultura è anche tutto un indotto enorme. Io infatti quando dico sempre la cultura nel nostro paese genera con l'indotto il 17% del PIL, questa è una cosa che dobbiamo far percepire, non è sempre facile far percepire a chi sta al MEF, perché questo mi è capitato con il tax credit quando lo chiedevo proprio per il cinema, perché ora sono stati aggiunti dei fondi nel tax credit cinema, ma quando io ero sottosegretario avevamo già un, fra virgolette, dico buco, nel senso servivano 80 milioni che non c'erano, infatti io spesso dico ne sono arrivati ma ne dovrebbero arrivare molti di più perché era già comunque in sofferenza. E ricordiamoci che quando uno parla del tax credit vuol dire che quei soldi sono già stati investiti, c'è già stato un moltiplicatore, per cui sono soldi che tornano in realtà e dovrebbe il MEF metterne di continuo, come ci sono per quanto riguarda il cinema, stati che hanno più o meno fondi del tax credit che sono infiniti, non hanno limiti o hanno limiti così tanto alti per essere attrattivi verso ovviamente gli stranieri che vengono sul nostro territorio e per tutelare tutte le realtà, perché poi quando si parla per me di musica, e ce lo siamo detti, bisogna fare una direzione all'interno del ministero che parli di musica, perché la musica non ha niente da invidiare a tutte le altre direzioni che ci sono. Abbiamo tante direzioni importantissime perché parlano della cultura nel nostro paese, ce ne deve essere una che si dedica alla musica, al settore della musica, che ha mille sfaccettature, perché spesso quando parliamo di cultura magari guardiamo solamente il prodotto finito e l'ultima parte della filiera, ma c'è una filiera immensa e va tutelata tutta. Quando si parla di tax credit va ovviamente gestito, pensato per ogni tipo di filiera che ha delle dinamiche diverse, può essere composta da imprese più grandi, più piccole, per cui bisogna creare ovviamente una legge, che sia una legge musica come c'è la legge cinema, che sia il meno imbrigliata possibile, perché a me è capitato di fare delle modifiche alla legge Franceschini quando ero sottosegretario, io ho cercato di togliere quello che c'era di complesso e il resto metterle in direttiva
direttive che potevano essere cambiate di continuo, perché essendo proprio un mondo così tanto dinamico, quello della cultura, rischiamo molte volte, facendo delle leggi, l'abbiamo visto ad esempio, ne abbiamo una che ci racconta come debbano essere state istituite nel 2012, chi può accedere a dei fondi perché c'è stato un errore nella legge, per cui ora la modifica deve essere fatta nella legge e non in un documento, che sarebbe molto più smart e molto più veloce, altrimenti noi rischiamo di imbrigliare la cultura e la libertà della cultura dietro regole e burocrazia che già fanno morire molte altre attività. Evitiamo di peggiorare magari la situazione imbrigliando anche questo. Io credo che la sensibilità all'interno della commissione, comunque magari non da tutti, c'è chi è più appassionato come me, come Rampi, di musica, però penso che si possa portare avanti questo discorso, però è un discorso proprio culturale al di fuori dei provvedimenti. Certo. Cioè è proprio l'idea che noi dobbiamo avere, come ce l'abbiamo avuta per il cinema, che è un'industria che porta indotto. Poi, onestamente, è un'industria bella come quella della musica, che ci lavora, fa qualcosa di molto divertente, però è un'industria che produce del PIL nel nostro paese, da dei posti di lavoro. Quando io, Rampi, un altro chiede un emendamento per dare dei fondi alla cultura, non è che gli sta dando per qualcosa di svago, per qualcuno è svago ascoltare la musica, però per altri è lavoro. Io ogni tanto c'è questa confusione, anche quando sulle chiusure si è detto le cose essenziali e non essenziali, anche su quello c'è stato un po' di confusione, perché chi fa musica è essenziale per lui quel lavoro, poi un altro va al concerto e si diverte, però c'è qualcuno che ci campa. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti, ma voi li avete visti, anche riguardante il ristori. Uno su tutti, ad esempio, prima si parlava del live, dei concerti, degli spettacoli, è quello di non prendere il mese di aprile come mese di riferimento, perché è folle, soprattutto perché aprile scorso era tutto chiuso, e poi soprattutto perché aprile per molti, anche per i concerti, non è sicuramente uno di quei mesi in cui si fattura o c'è più movimento rispetto a altri. Io questo l'ho presentato, ma in generale bisognerebbe anche rivedere la questione, soprattutto in filiere come quelle della cultura, degli ateco, perché è molto difficile far finire dentro tutti. Bisognerebbe parlare della filiera della musica, la filiera del cinema, cioè, e guardare il fatturato che uno faceva e rimborsare rispetto al fatturato mancato, non di un mese, si guarda quello dell'anno, questo qua era il tuo fatturato, io ti do. A seconda di quello che il governo, ovviamente io a posizione ti dico diamogli come fa la Germania altri 75, magari gli dai meno, non è questo, però bisogna partire da quel presupposto, perché noi ci troviamo un mare di ateco, non solamente per voi, nel mondo della cultura sono tantissimi, noi abbiamo presentati tanti che sono rimasti fuori perché qualcuno non ci ha pensato, perché gli ateco sono complessi per 2000 motivi, perché qualcuno sono antipatici, non lo so. Però questo diventa veramente un problema molto, molto grande. E in questo provvedimento, devo dire la verità, un po' perché tristemente è stato colpito tanto il settore della cultura, abbiamo avuto però la possibilità di presentare tante cose, tra cui l'aumento del tax credit in generale. Io devo dire che con Rampi vado anche d'accordo, per cui avevamo anche parlato della legge musica, abbiamo parlato di tanti altri provvedimenti che magari ora non riescono a essere messi in campo in questo momento in discussione, perché dobbiamo discutere di queste cose, come ho detto, riguardanti il ristori e le cose più urgenti del Covid, però dobbiamo fare proprio una rivoluzione dentro il Ministero. Infatti. Io ho cercato di farla nell'ambito del cinema, sì. Sono riuscita per quel poco che sono rimasta lì e mi sono mossa, sono riuscita a mettersi tutti assieme, ora mi sto muovendo anche per quanto riguarda la moda, perché anche la moda è cultura. La moda ha il problema opposto del vostro: la moda non viene ritenuta cultura e viene tenuta solamente come industria e trattata come industria. Infatti li chiamerò, e l'ho già detto al presidente, nella commissione cultura. Okay. Perché diciamo che ogni tanto tendiamo a incamerare e mettere in una posizione una cosa, un lavoro, un qualcosa che nel nostro paese gli facciamo perdere la sua natura. Ci vorrebbe un pochino più di elasticità. Roberto, intanto ti chiedo di disattivare il microfono, perché sennò non ti sentiamo. Eccoti. Questa cosa che ha citato Lucia, che secondo me è fondamentale, poi anche Mario lo sottolineerà,
Noi abbiamo, oramai ci ricordiamo da tanti anni, tentato di avere questa famosa legge musica che oramai è una cosa praticamente irraggiungibile, che si è trasformata. Io ricordo che la prima volta che ho parlato di una legge musica eravamo al Salone della Musica di Torino con il ministro Veltroni e fu annunciata dicendo arriverà fra poche settimane in Parlamento e pensiamo di avere una legge che andrà avanti velocemente. Non si è mai riusciti ad avere una legge musica, ma abbiamo avuto varie, adesso l'ultima era quella sullo spettacolo con la delega, poi ti ricordi? Ecco, sostanzialmente non è detto che poi effettivamente serva una legge musica nel senso stretto, perché abbiamo avuto tanti provvedimenti utili, però una legge che riorganizzi, e questo credo di portare qui anche la richiesta sia di Mario sia della PMI sia di AFI, l'idea invece di creare questa direzione musica all'interno del MIBAC secondo me è forse venuto un po' il momento di fare, perché noi rimaniamo sempre un po' all'interno di un calderone grande che va dal FUS ai teatri lirici agli spettacoli dal vivo e diventa veramente un'area molto molto complessa e ampia da gestire. Non so tu cosa ne pensi. Sì, mi riaggancio tutto il ragionamento. Intanto per dire che effettivamente noi ci siamo conosciuti 5 o 6 anni fa con quella presentazione di quella legge musica che facemmo alla Camera con per la prima volta tutto il settore presente, quindi anche chi tante volte magari fino ad allora si era un po' fatto la guerra perché conto di più io perché sono piccolo, conto di più io perché sono live, conto di più io perché invece sono grande, la mia allora è davvero un'industria, eccetera. Eravamo riusciti in un momento anche di crisi e quindi diciamo beneficiando purtroppo di una situazione difficile per tutti, però a rimettere insieme tutta la filiera e in quell'occasione anche a farci appoggiare da un certo numero di artisti rilevanti che però ci hanno dato una mano ad accendere un riflettore, perché questa è anche una funzione di alcuni nomi di richiamo che, come diceva bene la mia collega Borgonzoni, magari non hanno una necessità loro impellente, ma se si fanno portatori di tutte quelle necessità, come sta succedendo adesso dentro questa pandemia, di tutti gli altri loro colleghi o di tutte quelle figure minori nella filiera, minori dal punto di vista economico, che però sono fondamentali, per cui se Vasco Rossi va sul palco e tutti sanno chi è e diciamo può anche cavarsela in una pandemia, poi c'è il suo musicista che è già in un'altra condizione e poi via via però c'è il suo tecnico, poi c'è il suo montatore luci, poi c'è quello che sposta i bauli, c'è quello che monta il palco e ovviamente tutte queste persone e poi ci sono i grafici e tutto il resto dell'ecosistema dello spettacolo dal vivo e dell'industria culturale, dell'industria musicale che ha delle necessità indubbiamente diverse. Io confesso che invece con Lucia ci siamo conosciuti ormai 2 anni fa, anche meno in realtà, quando lei era coinvolta nell'esperienza di governo e senza guardare diciamo ai colori politici, alle ideologie, alle preoccupazioni, ci siamo riconosciuti rispetto a un lavoro comune. Io devo assolutamente riconoscere che lei è stata un pilastro al governo perché ha salvato alcuni aspetti, alcuni temi che rischiavano proprio perché portavano la firma, il nome, il marchio di qualcuno di essere cancellati indipendentemente dal fatto che funzionassero meno, invece si è guardato dentro davvero con il suo aiuto alla sostanza delle questioni e li si è salvaguardati, salvati e in parte anche rafforzati. Penso a 18 app in particolare, ma penso a tutto il processo del tax credit. Così abbiamo iniziato a lavorare insieme. Io credo che oggi si possano fare molte cose e le dico velocemente. Quella legge sulla musica è stata in gran parte recepita e portata dentro alla più complessiva legge sullo spettacolo, però come tu ricordavi bene, quella legge sullo spettacolo aveva delle importanti deleghe e aveva delle importanti deleghe esattamente perché io mi riconosco, poi succede nella vita che vada così, nelle parole che Lucia ha detto ed era il mio intento quando sono stato relatore di quella legge sulla musica, cioè mettiamo le deleghe perché? Perché nella legge rimangono gli indirizzi di fondo, i principi, cioè il perché tu fai delle cose, che quello non cambia o comunque non cambia in un tempo veloce. Nelle deleghe tu metti tutto quello che poi puoi cambiare invece continuamente di anno in anno perché possono nascere dei modi nuovi e diversi per attuare quei principi e quegli indirizzi.
Questa cosa però ci ha giocato un po' male, perché poi le deleghe non sono mai state attuate, col cambio di governo non sono state attuate nemmeno col cambio di governo, poi sono scadute, abbiamo cercato, io ero all'opposizione, lei era in maggioranza, di riattivarle, non ci siamo riusciti, è ricambiato il governo di nuovo e siamo ancora qua. A inizio gennaio, febbraio di quest'anno sembrava imminente l'arrivo della riattivazione delle deleghe in Senato, è arrivata la pandemia, abbiamo fatto moltissime cose utili in questa pandemia, perché questa pandemia ci ha permesso di intervenire e di far capire, credo, a molti più colleghi quanto debole, quanto fragile, quanto fuori dalle norme già consolidate sia tutto questo settore, e quindi quanto bisogno ci sia stato in pandemia di strumenti straordinari. Adesso secondo me è il momento di far tesoro di tutti gli strumenti straordinari che abbiamo utilizzato e dire: bene, rendiamoli ordinari. Ordinari, io dico, nella straordinarietà, cioè ordinari ma dinamici, ordinari ma flessibili, perché questo è un mondo che non può essere ricondotto a una ordinarietà. Se penso ai modelli del mercato di lavoro, non può essere un mondo in cui tu, in questo mondo è un mondo dove una dimensione di flessibilità non mancherà mai. Periodi di lavoro e di non lavoro sono ordinari, non sono eccezionali. Però le tutele di tutto questo mondo dal punto di vista lavorativo e quindi industriale, perché i due temi si tengono, adesso è davvero il momento di portarli avanti. Io credo che l'occasione sia ottima, dico perché, solo toccando tre punti che sono, abbiamo imparato dalla pandemia e abbiamo lì mille esperienze di interventi straordinari che possiamo portare a regime. C'è un'attenzione che non c'è mai stata da parte di tutti, anche noi in commissione troviamo molta più sintonia che un po' di tempo fa, anche se io ho avuto modo di dire che noi in commissione siamo più uniti e dobbiamo essere più uniti, perché i nostri problemi stanno tutti fuori dalla commissione cultura, cioè appunto quando vai nel campo del lavoro, nel campo dell'economia e finanze, eccetera, e vieni un po' guardato come quelli che vogliono utilizzare i soldi per settori di cui tutto sommato si può fare a meno. È evidente che non è così. E terzo punto, c'è il Next Generation EU, cioè c'è un progetto di dimensione continentale, come è giusto che sia, che dice che bisogna fare degli investimenti. Uso questa parola perché tutte quelle risorse del Next Generation EU, siccome producono debito, devono essere spese in modo che producano poi invece dei ritorni anche economici, e che quindi, creando sviluppo culturale ma anche economico, che devono andare insieme, il debito in prospettiva facciano in modo di superarlo, perché se c'è crescita economica il debito piano piano viene riassorbito, è normale che sia così. Allora questo è un settore dove si possono fare investimenti che hanno un costo oggi ma che producono delle economie in crescita domani, che quindi aiutano a ridurre quel debito. L'orientamento europeo va in questa direzione, perché quando tu parli di cultura nella dimensione europea, tu parli normalmente di arti performative, cioè parli esattamente non tanto di beni culturali e di tutela dei beni culturali, che è la nostra storia e tradizione, che è importantissima, che noi salvaguardiamo, però c'è tutta l'altra metà del mondo, quando dici attività culturali, che oggettivamente da noi sono sempre un pochino la cenerentola di casa rispetto ai beni. Il ministero nasce sui beni e poi c'è le attività. Figuriamoci un'attività considerata recente, nuova, e che recente non è più. Io ho avuto modo di dire, e me lo evoca il quadro dietro Mario, insomma, i Beatles oggi sono un grande classico, no? Nel senso, non c'è più niente di contemporaneo nella musica dei Beatles, sono consolidati, come può essere consolidato nella storia dell'arte un Giotto, è solo passato meno tempo, ma la loro classicità, perché il classico non è legato solo al tempo, è consolidata. Allora vogliamo dire che l'industria musicale ormai è un pezzo consolidato del sistema culturale del paese, del sistema industriale del paese e dell'industria del lavoro? Io credo che questo si possa fare, credo che nelle prossime settimane potremo presentare alcuni provvedimenti che vanno in questa direzione. Sappiamo giusto da ieri o dall'altro ieri, adesso mi sfuggono le date, che la nostra commissione è stata provvisoriamente congelata,
noi possiamo essere convocati solo per i provvedimenti di conversione dei decreti, spero che durerà un tempo breve, usiamo questo tempo breve di pausa per, come dire, chiarirci le idee su quali sono le priorità e appena torniamo operativi andiamo a stringere. Abbiamo fatto una marea di audizioni che riguardano questo settore, credo che adesso le dobbiamo far cadere sul tentativo di riattivare appunto quelle deleghe. Questa secondo me è la strategia di fondo e credo che anche da un Music Week come questo possa uscire forte dal mondo industriale, che fortunatamente è ascoltato e ha una sua potenza, il fatto di dire guardate, questo però è davvero il momento. Perché? So di aver parlato tanto, ma dico solo questo ultimo perché. Perché in quelle deleghe c'erano semplificazioni e tutele del lavoro, che sono i due principi su cui appunto due persone che hanno una storia completamente diversa, che vivono in due partiti, se vogliamo, agli antipodi dello schieramento politico, eccetera, come me e come la mia collega Borgonzoni, che però si sono occupati del settore, che però hanno parlato con gli operatori, si ritrovano. Perché probabilmente su questo c'è davvero oggi un sentire comune che può concretizzarsi qualche cosa. Sì, infatti mi sembra che hai colto il punto, tra l'altro tutti e due gli interventi sono stati questo, non avete assolutamente parlato tanto, anzi vi abbiamo invitato per questo, a non essere reticenti e a darci tutte le indicazioni possibili. Tra l'altro devo dire, adesso Mario poi commenterà su questo punto, che in fondo poi anche alcuni provvedimenti, tipo penso anche alla fine il decreto di emergenza per le industrie fonografiche e editoriali, in realtà un po' anche un unicum in Europa, perché si è andato a sostenere in quasi tutti i paesi, chiaramente il mondo dello spettacolo dal vivo, il live, perché ha avuto il blocco, e si è poi fatto pochi interventi invece sulla parte industriale, e qui in effetti alcune aree sono state fortemente danneggiate. Avete citato prima i diritti d'autore, voi sapete che col calo chiaramente dei concerti e il blocco delle attività di bar, ristoranti e quant'altro, il gettito è calato tantissimo, e il gettito è una parte rilevante per molte etichette, quindi tra l'altro anche proprio sul decreto ristori alcune tematiche tipo quella del codice Ateco sono state problematiche. Credo Mario che tu puoi anche illustrare, siamo sostanzialmente ancora in attesa forse delle soluzioni finanziarie, dell'intervento finanziario deliberato all'epoca. Sì, intanto mi ha fatto piacere sentire sia Lucia che Roberto e devo dire che finalmente la musica non ha un colore politico. È emerso da, se non sbaglio, da Roberto questa cosa molto bella, e una bella descrizione anche di Lucia che ha illustrato tutto il suo percorso fatto prima per il cinema. Intanto la prima richiesta, poi commento quello che diceva Enzo, è veramente se riusciamo a fare la direzione musica e se riusciamo ad applicare all'industria discografica lo stesso statuto di impresa dell'impresa cinematografica, noi abbiamo risolto il problema, quasi risolto. Perché è giusto che venga considerata la nostra musica, il nostro settore culturale, come il cinema, quanto il cinema, non vuol dire di più o di meno, ma dovete sapere che il nostro lavoro si svolge veramente, principalmente nella ricerca, nello sviluppo, e ha un indotto immenso, cioè quasi quasi infinito, perché non ci si limita solo a prendere l'opera dell'autore, del compositore, e quindi metterla sul fonogramma ed è risolto, perché sono tanti rischi. Quello che diceva Enzo sui codici Ateco, su questo ristoro, è un esempio di come l'industria si è presentata unita, sia le associazioni degli editori, sia noi discografici, per la prima volta uniti per affrontare questo problema dell'epidemia. E abbiamo avuto riscontro da parte degli organi competenti di accettazione delle nostre domande. Noi abbiamo dato un input dell'utilizzo del codice Ateco. Ahimè, forse avremmo dovuto presidiare o il MIBACT avrebbe dovuto in qualche maniera confrontarsi prima dell'emissione, perché ha emesso il decreto, l'ha fatto bene, parzialmente bene, per poi scoprire che tanti codici Ateco non erano conformi a quelli che noi chiedevamo. Perché ci sono dei codici secondari che sono attinenti alla nostra categoria. Non ci si può limitare al 59, 20, 10, 20, 20 o 20, 30. Ahimè, abbiamo scoperto, forse in ritardo, Enzo, forse dobbiamo farci la colpa anche noi, che c'era una serie di codici da poter consultare. Però noi abbiamo fatto una richiesta adesso. Enzo è andato al Senato, anche Sergio è andato al Senato a manifestare questa cosa, è stato presentato un documento che è un documento molto importante, perché
l'abolizione del de minimis e il riprendere in mano il tax credit dà forza, energia all'industria di risollevarsi, perché in questo momento c'è bisogno dei famosi ristori che, ahimè, non abbiamo ancora visto, voglio dire, la ciccia, usiamo questo termine, quella poca che ci dà, però non ci dà neanche, voglio dire, quella forza, quell'imprimatur che serve a noi. Ecco, l'aumento del de minimis, l'aumento, l'allargamento, la posizione di fare tutte le opere che noi pubblichiamo, avere questa cosa, non ci fa risparmiare di soldi, secondo me, ci dà modo da poter reinvestire e rimettere in circolo e quindi creare l'indotto, dare lavoro, ridistribuire questo bonus. D'altronde, poi parliamo del 30%, quindi voglio dire una percentuale, voglio dire che non abbiamo mai messo in discussione. E se a fianco a questo noi ci mettiamo anche l'adeguamento dell'IVA, un problema che noi, Roberto, tu conosci da tempo, l'adeguamento dell'IVA, c'è la differenza fra un libro di Verdi a 4% e un'opera di Verdi al 22%. Questo io non so adesso negli altri paesi, o non so se ci sono delle regole o dei problemi a livello, vuol dire, finanziario del governo, da non poter affrontare questo problema. Però io, da quando è nata PMI, che siamo addosso a questa cosa, anche da quando è nata PMI che abbiamo chiesto questo riconoscimento, forse è arrivato il momento, forse questa situazione, vuol dire, problematica, può darci forza a tutti noi per poter ripartire. Se si riesce a fare la direzione nel MIBAC, per esempio, darebbe a noi una identità, cioè finalmente vengono identificato qual è il nostro lavoro. A ridosso di questo e di conseguenza arriva, secondo me, un aumento del PIL di crescita da parte nostra, della nostra produzione, perché guardate che ci sono numerose aziende che nascono quasi quotidianamente, per come oggi la tecnologia ha messo in condizione il singolo artista, il singolo autore di produrre delle cose, parliamo di provini, da proporre ai discografici, e per come l'industria si è attrezzata per recepire questo e valorizzarlo. Cioè, sapere di avere questo bonus, usiamo questo termine, ci dà modo di poter reinvestire. Queste sono attenzioni che vedo che voi le avete percepite e le portate avanti, ma veramente se... Forse dobbiamo prendere esempio da voi due, che siete di due partiti diversi, uno all'opposizione e uno al governo, che insieme portano avanti il progetto della musica. È una cosa veramente che vi fa onore, anche ai vostri partiti, e quindi proseguire in questa maniera. Sì, qui il tema del sostegno veramente della Commissione Cultura, spesso con riferimento proprio agli aspetti finanziari, è fondamentale, perché è chiaro che, come avete detto anche voi prima, abbiamo sempre vissuto un po' queste resistenze del MEF. Penso solo anche al bonus cultura all'inizio, no? All'allargamento, solo già la nascita, poi mi ricordo l'allargamento all'industria discografica, dopo che era stato fatto l'allargamento all'industria editoriale, è stato difficile, perché non solo prima c'era quella scarsa percezione, ma come, perché dobbiamo darlo anche a questo settore, in fondo non è un settore che ha questa considerazione, ma poi anche il tema della valorizzazione, no? di questo bonus, che poi in realtà non è, in tutti gli anni non è mai stato consumato al 100%, quindi rimangono dei fondi che potrebbero poi essere quest'anno, perché nella prossima edizione, come sapete, è stato ridotto, sceso a 250, mi sembra, adesso nella bozza di legge di bilancio è previsto, che è già un successo, che venga previsto ancora il bonus cultura, e credo che sia proprio grazie anche a tutti questi interventi che sono stati fatti negli anni a livello bipartito, perché veramente sul bonus cultura c'è stata un'azione comune di tutti. Io credo che quello che il lavoro che dobbiamo fare tutti insieme è sicuramente quello di far riconoscere alle altre istituzioni che questo è un segmento, e qui concordo con quello che avete detto, proprio che questa fase di emergenza forse è stata paradossalmente utile a questo, perché alla fine si è riusciti a far percepire che esistono settori
che hanno anche dinamiche molto particolari, penso a quello del live dello spettacolo, che finalmente anche lì, perché poi lì c'è stato, adesso Mario parlava di una di un'unitarietà tra il mondo discografico, ma in realtà abbiamo fatto fronte comune con tutti gli altri, vi ricordate i 10 punti, noi ci confrontiamo anche con gli amici della musica che gira, che hanno tutte le problematiche legate al lavoro, legate alla previdenza. Adesso ci sarà comunque questo tavolo ministeriale dove siamo stati tutti convocati, per cui alla fine qualcosa accade e qualcosa ci possiamo portare avanti anche in maniera trasversale, nel senso che qualora dovesse cambiare anche, no, poi quando cambierà anche la maggioranza, cambieranno i governi, questa cosa resti almeno sedimentata in modo tale che non si riparte, perché mi ricordo tante volte quanto abbiamo dovuto ripartire da zero, no? Quindi adesso mi sembra, proprio anche grazie agli ultimi due governi, che c'è stato un po' un fil rouge, che è quello che accadeva in altri paesi d'Europa. Io mi ricordo in Francia, e a seconda, il ministro della cultura era sempre il ministro della cultura, no? Quindi da Jack Lang in avanti sempre, e chi se fosse della destra, della sinistra, comunque la cultura era il ministro della cultura. Vi ricordate il tema del copyright era trasversale, il tema del tax credit era trasversale, il tema della tutela della cultura era trasversale. Ecco, questo è quello che in qualche maniera voi avete nel vostro complesso mondo anche del Parlamento siete riusciti a fare, e noi su questo vogliamo costruire. Quindi adesso abbiamo ancora qualche minuto, magari Lucia e anche Roberto, poi ci potete ancora magari dare un feedback su quello che abbiamo detto adesso e come procedere. Sicuramente voi sapete, io ho presentato, ma l'ha presentato anche Rampi, gli emendamenti riguardanti insomma le vostre richieste. Io, ma questo l'abbiamo già fatto in aula anche l'ultima volta, è ovvio che li voterò tutti, perché credo che sia indispensabile, l'ho detto anche in commissione, la cultura è veramente un patrimonio di tutti e quindi deve essere vissuta. Nella grande sfortuna del Covid, giustamente almeno la gente si è reso conto che cultura sono anche soldi e lavoro, come abbiamo detto, e questo ci dà un margine di manovra un pochino più grande anche a noi, che magari avevamo questa percezione un po' per studi, per lavoro fatto, per passione, per cui già ne eravamo consci, qualcun altro onestamente non lo era. Sempre difficile, per cui non posso dire sarà tutto semplice spiegarlo al MEF, questa è una difficoltà, è un muro che avremo sempre davanti, però con una sensibilità maggiore. Io ad esempio una delle cose che ho fatto è un ordine del giorno, per cui non è un emendamento, in cui chiedo che le spese della cultura siano detraibili come quelle della sanità. Io faccio questo ordine del giorno, spero che venga votato dall'Aula, non è un emendamento perché non era nel testo ovviamente dei ristori, non poteva starci, però penso che sia un indirizzo per far capire come comunque il mondo della cultura sia fondamentale, come anche un emendamento, perché mi sembra assurdo che le librerie possano stare aperte dove invece la musica non può essere venduta, quando se ci ricordiamo in questa pandemia all'inizio era la musica la grande regina di tutto, insomma la musica per sentirsi meglio, la musica per una speranza del futuro, la musica che ci dava insomma quella forza di andare avanti. Per cui io penso che veramente, oltre al lavoro degli emendamenti, dobbiamo continuare con un lavoro, e questo anche grazie a voi, alla vostra presenza, di sensibilizzazione, di spiegare che cos'è tutto questo mondo e la complessità di questo mondo, che è un mondo favoloso, però in realtà è anche un mondo molto complesso, dobbiamo riuscire a spiegarlo a tutti gli altri che magari ogni tanto ti dicono ma i soldi, ma perché ci sono i licenziamenti in un'azienda. Eh sì, però se tu chiudi quel posto la gente va a casa uguale, non è che un operaio è diverso da chi è il tecnico delle luci in un concerto, sono due persone che hanno un lavoro e rischiano di perderlo nello stesso modo, e non devono essere messi uno contro l'altro perché una cosa viene ritenuta tra virgolette più frivola, futile rispetto a un'altra. Sì, in una parola dico proprio questo, se andate a vedere ci sono emendamenti sui codici Ateco e ci sono emendamenti sul periodo di calcolo che sono assolutamente trasversali, questo è molto significativo. Ci sarà il solito problema però del numero di emendamenti e quindi dei segnalati. Io mi sono già fatto portavoce verso il governo di dire però prendiamoli tutti insieme questi dei codici Ateco e del periodo e accorpiamoli, facciamone uno solo, perché questa è chiaramente una questione che riguarda tutti. Tra l'altro mette in luce come secondo me i codici Ateco hanno proprio un problema di fondo, anche su questo ci troviamo.
come ci troviamo, non credo che Lucia lo sappia, io credo un paio d'anni fa avevo presentato proprio a una legge di bilancio un emendamento sul fatto del riconoscimento della musica esattamente come gli investimenti, come le spese sanitarie, ma perché è evidente che è così, no? Però questa sarà una lunghissima battaglia culturale, ma ogni passaggio che facciamo, un emendamento, un ordine del giorno, un provvedimento, un'uscita pubblica che fa crescere questo tema, ecco, io credo che guadagniamo un pezzo di terreno. E chiudo dicendo, la battaglia per il 4%, la battaglia per i libri e i dischi che devono essere esattamente la stessa cosa, beh, io me la ricordo nella giovanile di quattro miei partiti fa, 25 anni fa, c'erano i volantini e gli adesivi della sinistra giovanile che facevano questa battaglia. La portiamo avanti da allora, vediamo se oggi è diventata, diciamo, non più solo una questione, come dire, di chi magari è percepito come i fricchettoni che allora vogliono i CD, allora si diceva, ma adesso, come dire, io i CD ne ho ancora tanti, sono qua di fianco, ma insomma pare che non siano un po' superati, anche se finalmente è uscito in CD un disco bellissimo di Roberto Vecchioni che era scomparso ed erano stati eliminati gli originali, invece è stato ristampato 40 anni dopo, quindi qualche elemento c'è ancora. Vediamo se la vinciamo questa battaglia, credo che questa sia una battaglia da vincere anche in Europa. Sì, ecco, piano europeo. Mario, guarda, lascio a te la conclusione, abbiamo proprio tre minuti e lascio a te chiudere questo panel. Brevemente, raccomando nell'accoglimento delle nostre richieste l'eliminazione appunto delle aziende nate prima del 2012, che quando mi ricordo ne ho parlato con Lucia, mi ha detto, ma che scandalo, ma certo, questa sarà la prima cosa, perché è importante... Che non può essere fatta nel ristori, ma la dovrebbe fare il ministero direttamente, mi ha detto, e dentro la legge di bilancio, perché non può essere fatta nel ristori. Questo me la ricordo, quindi sono legittime le nostre richieste, veramente sono per rimettere in moto l'economia del nostro settore. E giusto come diceva Enzo, quando parlavo di compattezza nostra discografica e editoriali, noi abbiamo firmato il primo documento, i famosi 10 punti, coinvolgendo tutto il live. So che ultimamente quelli del live hanno avuto già, voglio dire, l'accoglimento delle loro istanze con somme e cifre abbinate ad ogni azienda. Noi aspettiamo appunto che ci sia un'accelerazione affinché anche agli editori musicali e anche discografici venga riconosciuto quanto abbiamo chiesto, con l'accoglimento di tutti i codici ATECO, che sono tutti codici primari, codici secondari e motivati nella relazione che ha fatto anche Enzo, addirittura abbiamo messo a fianco al codice ATECO la descrizione di appartenenza. Grazie a voi. Bene, allora direi che siamo stati perfettamente nei tempi. Io vi ringrazio veramente anche per essere stati presenti oggi, per tutto il lavoro che state facendo, anche se in questi giorni appunto ci avete detto che la commissione è un attimo messa in freezer, però ci auguriamo che riparta, ma vedo che comunque gli interventi puntuali anche sulla segnalazione degli emendamenti ci sono e quindi... Questo ci porta poi a prepararci anche per il 2021, che sarà sicuramente l'anno sul quale ci sarà da fare tantissimo lavoro per questo settore, perché ci auguriamo tutti che ci sia la ripresa, ma con la ripresa ci saranno anche grandi problematiche di gestionali. Io vi ringrazio ancora e a presto, e sicuramente riorganizzeremo dal vivo la prossima edizione a Music Week e ci rivedremo per fare il punto nel 2021. Grazie a voi. Grazie.